Diamo la buona serata ad Antonio De Angelis, presidente nazionale di AIGA, insieme a lui Alessio Cerniglia, presidente di AIGA Novara, e Luca Ragazzoni, ricercatore del CRIMEDIM, Centro Interdipartimentale di Ricerca e Formazione in Medicina dei Disastri, Assistenza Umanitaria e Salute Globale. Prima di raccontare perché vi abbiamo chiamato ospiti su Giustizia Caffè, buona serata a tutti e tre. Buonasera, buonasera a tutti voi. Buonasera a lei, dottor Mantilò. Allora, AIGA Nazionale, AIGA Novara, Comune di Novara, CRIMEDIM, Amnesty International Italia, Università del Piemonte Orientale e Federazione Italia dei Diritti, Italiana dei Diritti Umani hanno inviato una richiesta di cittadinanza per Ahmad Reza Jalali, il ricercatore irano-svedese, a lungo collaboratore con l'Università del Piemonte Orientale, sede di Novara, per gli importanti servizi resi all'Italia nel campo della ricerca scientifica. Ahmad Reza dal 2016 è detenuto in Iran e senza un giusto processo è stato condannato a morte nel 2017. Dal 24 novembre 2020 è stato portato nel braccio della morte. Fin qui la situazione e il perché si richiede appunto la cittadinanza italiana. Parola intanto al presidente De Angelis. Sì, buonasera a tutti. Noi abbiamo abbracciato questa battaglia per Ahmad Reza, una battaglia che devo dire ha visto in primissima fila la nostra sezione di Novara, che è presieduta da Alessio Cerniglia, che ci ha segnalato il caso, anche se poi si tratta di un caso che ha avuto un eco nazionale, ma direi anche internazionale. Già a novembre c'è stata una nostra prima mobilitazione per evitare che Ahmad Reza venisse portato nel braccio della morte, una mobilitazione che ha visto diciamo tutto il mondo, in tutto il mondo, migliaia e migliaia di cittadini mobilitarsi per questo scopo. E oggi, dopo che in qualche modo questa mobilitazione ha consentito un rinvio della condanna a morte, ma non sappiamo fino a quando, siamo impegnati per cercare di fare in modo che venga riconosciuta la cittadinanza italiana ad Ahmad Reza. Esiste una legge, la legge 91 della 1992, che all'articolo 9 consente l'ottenimento della cittadinanza italiana anche a soggetti stranieri che abbiano però dato un importante, che abbiano fornito degli importanti servizi alla patria. E noi in quella lettera a cui lei faceva cenno abbiamo indicato i tanti servizi resi nella sua attività di ricercatore da Ahmad Reza allo Stato italiano. Abbiamo indirizzato questa lettera al Ministero degli Esteri, anzitutto al Ministero degli Esteri, che è il soggetto competente al riconoscimento della cittadinanza italiana, nella speranza appunto di riuscire ad avere una risposta e di riuscire ad averla celermente. Il riconoscimento della cittadinanza italiana consentirebbe alla matrezza di poter diciamo uscire dal di essere liberato dalle carceri iraniane e quindi di poter avere salva la vita sostanzialmente. Quindi l'AIGA, come vi dicevo, è da sempre in prima linea per il riconoscimento di questi diritti e contro la pena di morte, da sempre, da tanti anni che fa battaglie contro la pena di morte, e quindi ci è sembrato doveroso essere al fianco di questa persona che tanto ha dato al nostro paese nella sua esperienza italiana. Come sottolineava il presidente De Angelis, avvocato Cerniglia, il caso di Ahmad Reza rappresenta proprio quei valori sia processuali che di contrarietà alla pena di morte che quotidianamente voi avvocati difendete. Non la sentiamo. Pardon, come buona prassi per non sovrappormi agli altri relatori, ho spento il microfono. Ma allora, sicuramente quello che lei dice è questo, ed è il motivo per cui, diciamo, noi come giovani avvocati ci siamo sentiti toccati da vicino. Io la storia di Ahmad Reza noi l'abbiamo conosciuta, diciamo, un po' dopo rispetto al dottor Ragazzoni, che è stato amico di Ahmad Reza e ha vissuto tutta la vicenda fino in fondo e sarà, diciamo, la persona più idonea a raccontare la vita e come soprattutto Ahmad Reza ha vissuto a Novara. Io parto da quello che è stato, diciamo, alla fine di novembre, quando nella nostra mail sezionale sono arrivate un sacco di richieste di intervento, perché allora era stata proprio annunciata con grande imminenza l'esecuzione capitale di Ahmad Reza, e noi abbiamo risposto presente per una ragione, perché noi certi valori del giusto processo
della contrarietà alla pena di morte li abbiamo sempre espressi nelle aule di tribunale, abbiamo sempre anche alle volte manifestato in maniera molto viva quando si è cercato di comprimere gli inalienabili diritti di difesa. Tra l'altro, questi sono diritti che fanno parte della nostra cultura europea. È notizia di oggi che è stata approvata la legge che recepisce la direttiva europea sull'attuazione della presunzione per gli europei di innocenza, per noi, diciamo così, giuristi italiani, di non colpevolezza, come prevede l'articolo 27 della Costituzione. E quindi questa è la ragione di diritto che ha sotteso il nostro impegno. Oltre al fatto che per noi c'è stata, diciamo, una ragione anche umana, perché tanti dei miei soci hanno avuto modo di conoscere la Madrese, quindi qua Novara è stata una cosa molto sentita anche umanamente, perché ha toccato nella carne viva la città questa comunque notizia di questa incarcerazione con un preannunciamento di esecuzione capitale. E soprattutto noi, ripeto, come giovani ci siamo sempre battuti, abbiamo fatto anche tutta una serie di studi su che cosa sia il giusto processo, e quindi non potevamo che, diciamo così, sostenere la battaglia che è sempre stata, e questo lo dico per una questione di onestà intellettuale, portata avanti dal dottor Ragazzoni, che insomma, e dal momento dell'arresto in avanti si è sempre battuto in Italia per far ritornare a Madresa libero. E naturalmente, insomma, la scelta della cittadinanza era la strada maestra da seguire per cercare di ottenere questo obiettivo. Ecco. Dottor Ragazzoni, come stava dicendo precedentemente l'avvocato Cerniglia, chi è Madreza Jalali? Voglio ricordare che per lui sul sito www.firmiamo.it è stata attivata una campagna di raccolta firme con tanto di petizione. Vorrei dire prima di tutto che Madreza Jalali è un mio caro amico, ci siamo conosciuti nel 2010 quando lui è venuto a Novara per frequentare il nostro master in medicina dei disastri, quindi l'ho conosciuto da studente, mentre lui era anche contemporaneamente studente di dottorato alla Karolinska Institute di Stoccolma. Ci siamo conosciuti, ha conosciuto le attività del centro Crimedim, e non appena ha finito gli studi di dottorato, non appena appunto finito il master, si è trasferito da Stoccolma a Novara, e da quel giorno abbiamo continuato a lavorare a stretto contatto fino al suo arresto. Lui è un medico iraniano, quindi con un dottorato in medicina dei disastri, un master in medicina dei disastri, e purtroppo dall'aprile del 2016 è in carcere in Iran, nella prigione di Evin a Teheran. È da quel giorno che noi, colleghi, amici, ci stiamo battendo per riuscire a salvarlo, a riuscire a riportarlo alla propria famiglia, che attualmente è a Stoccolma. Io sono in contatto quotidianamente con la famiglia, con la moglie, con i due figli, che purtroppo da 5 anni non stanno vedendo il marito e padre. È una situazione drammatica. È stata drammatica fin dai primi giorni del suo arresto. Addirittura nel febbraio del 2017 Ahmad ha interrotto, ha fatto uno sciopero della fame, e addirittura è arrivato a fare uno sciopero della sete. E da veramente tanti anni che ci stiamo battendo per riuscire a salvarlo, e sfortunatamente non siamo ancora riusciti ad ottenere il risultato che speravamo. Sono davvero molto contento del fatto che in questi ultimi mesi ci sta aiutando AIGA e AIGA Novara, e sono davvero molto soddisfatto di quello che abbiamo raggiunto insieme a loro. Questa lettera di cittadinanza, secondo me, è di straordinaria importanza, non solo per dare una speranza a lui come in prigione, ma anche per mantenere la speranza della propria famiglia.
la famiglia ha bisogno di un continuo supporto da parte di tante organizzazioni. E noi come colleghi, amici, cerchiamo ogni giorno di riuscire a tenere alta l'attenzione di questo caso. E grazie appunto ad AIGA siamo riusciti ad ottenere questo risultato, quello di appunto scrivere questa lettera e di insieme ad altre organizzazioni importanti come Amnesty, come la FIDU, e di riuscire ad inviarla. In questi giorni stiamo anche cercando di ottenere delle firme per sostenere la cittadinanza di Amadrezza. Vorrei assolutamente aggiungere che Amadrezza è un ragazzo brillante, è un ricercatore brillante, ha portato la sua conoscenza qui in Italia, non solamente per il paese italiano, per riuscire a migliorare l'efficienza della risposta, della preparazione e risposta ai disastri in Italia, ma anche nel suo paese e in tutti i paesi del mondo. In questo periodo di emergenza la sua esperienza, la sua conoscenza sarebbe di straordinaria importanza in Italia e nel suo paese, ma non solo, come dicevo. E quindi continuiamo a sperare nella sua scarcerazione, perché è dal primo giorno che è in prigione su accuse infondate. E quindi speriamo appunto che insieme riusciremo ad ottenere questo risultato. Io per il momento ricordo che sul sito www.firmiamo.it è attiva questa campagna di raccolta firme con tanto di petizione per dare, consegnare, attribuire la cittadinanza italiana ad Amadrezza Djalali, ricercatore irano-svedese, lungo collaboratore tra l'altro con l'Università del Piemonte Orientale, sede di Novara, e proprio per gli importanti servizi resi al nostro paese. Al momento ringrazio il Presidente di AIGA Nazionale, Antonio De Angelis, il Presidente di AIGA Novara, Alessio Cerniglia e ricercatore del CRIMEDIM Luca Ragazzoni. Vi ringrazio, vi auguro buona serata e poi però vogliamo sapere a questo punto a che punto arriverà questa raccolta firme e avere la notizia magari che l'attribuzione della cittadinanza italiana porti ad un risultato davvero importante, perché qui si tratta appunto di una vita umana, non è soltanto un'onorificenza da dare, ma si tratta di aiutare, andare a prendere una persona giustamente incarcerata. Noi di Giustizia Caffè siamo dalla vostra parte e vi abbiamo dato appunto spazio proprio per questo. Grazie, buona serata. Grazie a lei. Grazie.